Recuperare i borghi antichi nel nostro paese è quasi una necessità, tant'è che si è costituito un'associazione che si chiama Borghi Antichi. Il borgo che andiamo a scoprire questa settimana si chiama Casa 21. Tra Montalcino e Montepulciano, una zona considerata patrimonio dell'UNESCO, è stato realizzato un importante progetto di riqualificazione che è un vero e proprio progetto pilota. Sì, un progetto pilota, Casa 21, patrimonio mondiale dell'UNESCO. La necessità era quella di trovare chiaramente una cornice splendida a livello ambientale per un progetto così importante, per andare a riunire sinergicamente i valori della domotica, della bioarchitettura, del feng shui e dell'interior design. Questo è il concept di Casa 21, il progetto che ha vinto a livello internazionale un premio mondiale di CSR, Corporate Social Responsibility, e ha ricevuto anche il patrocinio di Al Gore, il ex vicepresidente degli Stati Uniti, che è a capo di The Climate Project, presente in 50 nazioni in tutto il mondo. Casa 21 nasce proprio da Agenda 21, quindi il trattato internazionale stilato dalle Nazioni Unite e controfirmato da 180 nazioni in tutto il mondo, tra le quali fortunatamente fa anche parte l'Italia. E quindi questo progetto d'eccellenza riunisce tutte i concept più ecosostenibili, più sensibili al risparmio energetico, all'uso di energie rinnovabili, all'uso anche di tecnologie che offrono opportunità di ripartizione del carico elettrico, di eliminare i costi in bolletta, di restituire quindi al territorio delle abitazioni veramente a impatto zero, e con però un occhio di riguardo a tutte le esigenze abitative di oggi. È per questo che grazie al protocollo Casa 21, che è in linea anche col libro verde della Comunità Europea e il piano Interreg 2C, è stata concessa dalla pubblica amministrazione la possibilità di demolire e ricostruire fedelmente l'immobile, secondo un progetto di restauro e risanamento conservativo, e siamo andati in deroga con le norme tecniche attuative e i piani di intervento strutturali, che erano assolutamente rigidi su un territorio giustamente che vincola con il SIR regionale, siti di interesse regionale, il SIC della Comunità Europea, quindi siti di interesse comunitario, e ZPS, zone di protezione speciale. Quindi c'erano tutti i presupposti per avere la massima ristrettezza in termini di intervento edilizio, eppure grazie a questo protocollo c'è l'opportunità di demolire e ricostruire fedelmente l'immobile. Quali sono i vantaggi in questo senso? Perché alcuni potrebbero giustamente dire: ma come, un edificio storico del 1700 lo andiamo a demolire per poi ricostruirlo? Assolutamente. Conservato, immagino, tutti i materiali. Assolutamente, c'è stato un recupero di tutti i materiali, delle pietre originarie. È evidente che l'immobile non era un manufatto architettonico prezioso nella misura in cui non era fatiscente, quindi aveva anche delle importanti superfettazioni avvenute negli anni 50 che ne hanno completamente contaminato la connotazione anche architettonica originaria. E quindi, a ragion veduta, è stata opportunamente richiesta questo intervento per riqualificare proprio l'edificio. Quindi un recupero di tutti i materiali originari, una ricostruzione fedele, uno studio addirittura sul territorio inerente alle tipologie architettoniche del luogo e una restituzione in chiave assolutamente più moderna e contemporanea a livello abitativo. Quindi dagli impianti a tutta la definizione fino ai particolari, chiaramente è all'insegna del rispetto della salute, del benessere e della qualità della vita. Cosa fondamentale è che tutte le aziende partner che interverranno esecutivamente in questo progetto si fidelizzeranno tra di loro insieme per realizzare un network, una rete proprio di eccellenza tra imprese costruttrici e progettisti in tutta Italia. Quindi in prima battuta saranno 200 gli architetti su tutto il territorio nazionale che si avvaleranno del progetto Casa 21, con una squadra di eccellenza per operare sul territorio con queste prerogative, con questi intenti, ed è da qui che nasce proprio il premio mondiale del CSR, cioè dell'esercizio professionale di impresa. Quindi agire in modo etico e responsabile, creando nuove opportunità di business molto sano e effettivamente qualificante anche per chi l'arte del cantiere ce l'ha in mano, insomma.
Parlando invece di costi, pensando a una struttura antica che all'interno però tiene delle tecnologie sicuramente innovative, cosa dovremmo pensare? Beh, una casa 21 sicuramente costa un 30% in più rispetto a un'abitazione tradizionale, dove per tradizionale si intende il classico laterizio, cioè correa in cemento armato con i blast bow per i solai, insomma quello che fino agli anni 80 si è chiaramente sempre realizzato. Una casa 21 con tutte queste tecnologie, dal fotovoltaico al termosolare per l'acqua calda sanitaria, alla ventilazione meccanica controllata con recupero di calore termodinamico e a tutta l'efficienza energetica anche in termini di cogenerazione o di trigenerazione, è evidente che ha un costo di un 30% in più rispetto a un'abitazione tradizionale. Forse come lo sarebbe anche una normale casa clima. Ma assolutamente, il vantaggio però che in questo caso, perché altrimenti i costi sarebbero ancora superiori secondo questo protocollo, il vantaggio è dato dalla diminuzione dei costi di cantiere, quindi l'opportunità di far lavorare le imprese sinergicamente insieme per abbattere il costo dello stato avanzamento lavori, quindi un coordinamento lavori molto più snello, molto più organizzato, che chiaramente crea il margine imprenditoriale per chi realizza. Ma questo 30% in più comunque è ampiamente recuperabile poi negli 8-10 anni di gestione di una casa a bollette zero. Ma la cosa più interessante non è molto nella nuova costruzione intesa in senso stretto, dove poi la competizione sul piano immobiliare va sempre al metro quadro. La cosa più interessante è proprio nell'ambito delle ristrutturazioni, cioè del recupero. Perché laddove un recupero, una ristrutturazione è risaputo ed è assolutamente consolidato che viene a costare moltissimo, perché si sa quando si inizia ma non si sa mai quando e come si finisce in termini imprenditoriali, ed è anche difficile da finanziare perché le banche non finanziano opere a rischio in questo senso, è chiaro che invece potendo demolire e ricostruire fedelmente l'immobile i costi si abbattono drasticamente. Parlando invece di classificazione energetica? E infatti si stava dicendo il secondo punto di interesse, che chiaramente in una nuova costruzione abbatte molto il costo di realizzazione dell'opera, è la classificazione energetica, cioè creare un contenimento energetico per un'abitazione da ristrutturare, è evidente che aumenta i costi, a differenza di usare un materiale che è nativo come il legno strutturale, che chiaramente è già di per sé un isolante, e di conseguenza usando anche materiali come la fibra di legno o la fibra vegetale aumentano chiaramente la performance termica dell'edificio, rendendo chiaramente l'edificio anche meno costoso oltre che più performante. L'ultimo aspetto è l'antisismica. Anche lì, nell'ambito di una ristrutturazione, bisognerebbe agire secondo le ultime poi leggi del 2010 dopo il caso dell'Aquila. I costi sarebbero molto alti. Assolutamente, consolidare un edificio, sottoiniettare, sottomurare, palificare e chiaramente rendere idonea questa struttura a livello antisismico costerebbe davvero tantissimo. L'opportunità invece di realizzarla in modo nativo con dei materiali antisismici e con una classe antisismica assolutamente ben misurata e certificata, ben progettata, è chiaro che abbatte ulteriormente questi costi. Quindi il margine arriva proprio da questo, che con il protocollo Casa 21 si riesce quindi a presentare alla pubblica amministrazione un progetto che non sia di speculazione edilizia ma di riqualificazione edilizia, andando in deroga chiaramente con le norme tecniche attuative, dando alla pubblica amministrazione l'opportunità di confermare, di condividere un progetto di qualità. E per tutto questo l'avete dimostrato con questo progetto che vediamo alle tue spalle. Assolutamente, ne vado molto fiero, e il gruppo di partner è ancora aperto, e ci sono tantissime aziende che stanno condividendo questi principi non solo etici e di qualità progettuale, ma che creano anche un sano business in un momento chiaramente di grosso cambiamento. E l'idea di creare queste squadre organizzate anche con dei professionisti in tutta Italia è un qualcosa che mi dà gioia, anche perché in qualità di architetto significa condividere con altri colleghi magnifici punti di vista e di spunto che possono arricchire ulteriormente il protocollo Casa 21.